Parliamo con Davide Pariti della sconfitta. Allora Davide, un buon primo tempo del Pergo, un po' meno il secondo? Sì, allora primo tempo buono, anche impressioni positive dal campo, ci è mancato il guizzo, che abbiamo anche avuto in qualche circostanza, ci è mancata finalizzare quello che avevamo creato. Abbiamo avuto occasioni importanti, potenzialmente importanti, che abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio, la palla da mettere importante, eravamo messi male magari in qualche circostanza per far gol, quindi quando ti manca quello è normale che ti manca qualcosa. Se giochi bene ma poi non riesci a fare gol, le partite non le vinci. Secondo tempo male rispetto al primo, sì. E il gol poi naturalmente ci ha messo un po' in difficoltà su una ripartenza, una palla che era un'azione nostra, palla messa dentro, e loro ripartendo veloci ci hanno un po' sorpreso e si è complicata la partita. Dopo non siamo più riusciti, la partita è stata un po' più confusionaria nel secondo tempo, mentre nel primo riuscivamo meglio nelle uscite tutto, e secondo siamo andati un po' più in confusione. Forse è stato quello il problema di oggi, che insomma preso il gol la squadra ha avuto un quarto d'ora di sbandamento e poi ci ha messo solo il cuore e non la lucidità nel finale. Sì, l'impressione dal capo è stata quella, un po' più confusionale del solito dopo il gol preso, come hai detto te, un poco lucidi, abbiamo creato un po' meno. Insomma, nel primo tempo eravamo più precisi, riusciamo a ripartire con più lucidità, abbiamo fatto delle ripartenze importanti che nel secondo tempo ci sono mancate. Naturalmente quando poi la squadra va in vantaggio avversaria diventa più difficile, si coprono un po' di più, hanno cominciato magari a abbassare qualche uomo in più e si complica un po'. Dispiace, come ho detto prima, non aver capitalizzato quello che avevamo messo su nel primo tempo. Adesso si torna in campo subito mercoledì con la Pro Patria, cosa bisogna far meglio, che partita sta? La partita è una partita importante, naturalmente dopo una sconfitta è meglio che ci sia subito una partita dopo 3 giorni, che almeno ci dà l'opportunità di rialzarsi subito. Dobbiamo ripartire dal primo tempo con più lucidità negli ultimi metri, essere più cinici davanti, perché come ho detto prima poi se crei ma non finalizzi diventa difficile, anche perché poi gli altri oggi nel secondo tempo, una delle prime occasioni concesse nel secondo tempo, ci hanno fatto gol. Dopo le partite si complicano contro tutti.